E adesso invitiamo a parlare il professor Francesco Federico Mancini, che è stato per tanti, quasi 30 anni, un professore ordinario di storia dell'arte qui moderna nell'Università di Perugia, e che durante questa grande carriera ha realizzato quelle mostre, tra l'altro importantissime, epocali, quella sul Perugino del 2004, quella sul Pinturicchio del 2008 e quella sul Signorelli del 2012, ma oltre a queste tantissime altre, occupandosi moltissimo ovviamente in realtà del 400, sul quale ha realizzato tante pubblicazioni, ma anche del 600 come il Cerrini, o del 500, i Barocci. Cioè, parlare della carriera di Francesco Federico Mancini è un'impresa, quindi la sintetizzo. Ricordo solo che ci sono attualmente in corso due mostre per il cinquecentenario di Raffaello Sanzio, una qui a Palazzo della Penna e un'altra a Palazzo Trinci a Foligno, e gli cedo la parola. Non posso fare a meno di aggiungere i miei ringraziamenti a quelli che sono stati già rivolti agli organizzatori, bravissimi, tenaci, resistenti ad ogni difficoltà, che sono Rita e Aurelio. Che però hanno potuto avvalersi della consulenza scientifica, sì, di Francesco, io, e dei suoi costanti incoraggiamenti. Devo, ecco, dire, insomma, che è stato importante fin dagli albori di incoraggiamento, non altro. Io leggerò la mia relazione per cercare di stare nei tempi che mi sono stati concessi. Allora, parlare di Mariotto di Nardo nella mezz'ora di tempo scarsa che ci viene concessa è cosa indubbiamente complessa. Anche perché dopo gli studi avviati nel secondo Ottocento da Gaetano Milanesi, che individuò per via documentaria il ruolo molto significativo avuto dall'artista in ambiente fiorentino, dopo i contributi di Poggi e di Siren degli inizi del Novecento, ma soprattutto dopo il fondamentale lavoro di ricostruzione storico-critica svolto da Miklos Boskowitz a partire dal 1968, la figura di Mariotto di Nardo è andata acquistando la dimensione certamente non marginale di cerniera tra la cultura post-giottesca ancora dominante a Firenze nella seconda metà del Trecento e la sensibilità tardogotica che a poco si insinua tra le pieghe di un linguaggio figurativo decisamente resistente al rinnovamento. Quasi tutta la produzione dell'artista si svolge tra Firenze e dintorni, ma in almeno due casi esce da questo ambito territoriale per investire la Pesaro malatestiana e la Perugia primo quattrocentesca, segnata dalle lotte tra Beccherini e Raspanti. Miklos Boskowitz, che per primo ha tentato, sulla base delle conoscenze fino ad allora acquisite, di mettere in piedi un credibile catalogo di Mariotto, oltre ad osservare in un articolo intitolato «Sull'attività giovanile di Mariotto di Nardo», pubblicato nel 1968 in Antichità Viva, che il pittore non è fra gli artisti che godono il favore dei critici moderni. E aggiunge, in questi ultimi cinque o sei decenni gli vennero restituite, è vero, molte opere, anzi troppe, ma il giudizio sulla sua attività artistica è rimasto sempre molto severo o piuttosto spregiativo. Lo presentò come artista di scarso valore, il Salmi, come artigiano faticoso e senza ispirazione, lo ricorda Loeffner. Il suo stile parve pesante e grossolano all'Antal, ritardatario all'Heisenberg. E in vero non si può non rimanere perplessi vedendo con quanta ostinatezza Mariotto ripete i suoi vecchi cliché ancora nel 1424, che fu
con ogni probabilità l'ultimo anno della sua vita e più avanti. Questa constatazione ha determinato la sorte del pittore presso la critica d'arte ed il catalogo di Mariotto è diventato un deposito di opere mediocri senza sicura attribuzione ma riferibili al periodo a cavallo tra 3 e 400. È partendo da quest'ultima constatazione che il lavoro di Boscovitz, oltre a depurare di molti numeri l'ipertrofico catalogo del pittore e a stabilire che i maestri di Mariotto, o almeno gli artisti che esercitarono su di lui una decisiva influenza, furono Niccolò di Pietro Gerini e Spinello Aretino, è riuscito ad inserire tra gli autografi dell'artista molte nuove opere di qualità decisamente alta. C'è stata quindi, grazie agli studi di Boscovitz, proprio un'inversione di tendenza dalla fase di profondo disprezzo per questo artista che ripeteva vecchi cliché all'infinito ad un momento in cui la sua attività è stata decisamente rivalutata con l'inserimento di opere di alto contenuto artistico. L'opera di apertura della lunga e prolifica carriera di Mariotto di Nardo viene identificata oggi nel cosiddetto Polittico Filicaia, attualmente conservato nella chiesa di Santa Margherita a Tosina, nella località di Pelago, presso Firenze. Era in origine completato da una predella suddivisa tra i musei vaticani, il Fogg Art Museum di Cambridge, il Museum der Bildenden Kunste di Lipsia e una collezione privata inglese. La data 1388 che si legge alla base dell'opera, la cui collocazione originaria era, come accertato da Spinelli, nella cappella dei Filicaia annessa al secondo chiostro del monastero camaldolese di Santa Maria degli Angeli a Firenze, coincide con l'anno di iscrizione di Mariotto all'arte dei Medici e degli Speziali. In quest'opera l'artista dimostra di sapersi già esprimere con un linguaggio autonomo. Le figure di forte consistenza plastica si staccano dal fondo dorato in virtù di un vigoroso chiaroscuro e di una incisività disegnativa che è in debito nei confronti della tradizione orcagnesca, in particolare di Jacopo Dicione. Non bisogna dimenticare del resto che Mariotto di Nardo, nato intorno alla metà degli anni 60 del 300, fu figlio di Nardo Dicione, a capo con il fratello Jacopo di una delle principali botteghe attive a Firenze tra il VI e il VII decennio. Nardo e Jacopo erano a loro volta fratelli del più famoso Andrea Dicione, detto l'Orcagna. Tornando ora al Polittico Filicaia, occorre rilevare la modernità di impianto della scena, organizzata all'interno di uno spazio continuo che supera la tradizionale suddivisione in scomparti, preannunciando le rinascimentali soluzioni di Beato Angelico e di Domenico Veneziano. Una particolare sensibilità per l'organizzazione dello spazio si coglie anche nella predella dell'Annunciazione della Galleria dell'Accademia di Firenze, ascritta per la parte principale, quella raffigurante l'Annunciazione, al cosiddetto maestro dell'Annunciazione dei Legnaioli, in quanto la tavola fu commissionata dall'Arte dei Legnaioli di Firenze. Inserita in uno spazio misurabile, scandito prospetticamente dalla dimensione delle figure, ma anche dalle nuvole che si rimpiccioliscono progressivamente, creando un effetto di illusiva profondità, e anche l'incoronazione della Vergine del Fitzwilliam Museum di Cambridge, che Boscovitz pone tra il 1385 e il 1390. Allo stesso periodo dovrebbe risalire, sempre secondo Boscovitz, la crocifissione del North Carolina Museum of Raleigh. All'inizio degli anni 90 dovrebbe invece risalire il cosiddetto Polittico Corsini, realizzato per l'omonima famiglia e destinato alla chiesa del monastero di San Gaggio a Firenze. Mariotto, pur tornando alla suddivisione in scomparti, conferisce alle figure tale monumentalità che non è esagerato definire pre-masaccesca.
di un realismo che richiama i modi giotteschi, e anche il crocifisso della chiesa di Sant'Andrea a Mosciano presso Firenze. Stesso discorso vale per la Madonna con il Bambino del Museo della Collegiata di Empoli, già nella chiesa di Santa Cristina a Pagnana, datata 1394, tagliata a mezza figura secondo un uso caro al primo 300, praticato sia da Giotto che da Simone Martini e da Pietro Lorenzetti, ma in seguito assai meno frequentato, come nota giustamente Sonia Chiodo, autrice della ben informata voce su Mariotto di Nardo nel Dizionario biografico degli italiani. Al 1395 circa risale la partecipazione di Mariotto all'impresa decorativa del monastero di Santa Brigida al Paradiso, dove il maestro porta avanti, accanto al più anziano Niccolò di Pietro Gerini, la realizzazione di alcune parti del ciclo, parti che sono facilmente distinguibili per un ductus più fluido del disegno, per tonalità calde e fuse del colore e in generale per il tono più accostante e colloquiale del racconto. Se non altro per ragioni di appartenenza alla famiglia di Andrea Dicione, detto Lorcagna, Mariotto, ancora una volta accanto a Niccolò di Pietro Gerini, partecipa alla decorazione interna della loggia di Or San Michele, ovviamente a Firenze. Qui, dove Lorcagna dal 1352 al 1359 riveste il ruolo di capocantiere e per il cui interno realizza il famoso tabernacolo dell'Assunta, capolavoro scultoreo datato 1359, mette mano ad alcuni affreschi della volta di nord-est e di sud-est. Datato 1398 è il polittico dell'oratorio di Fonte Lucente presso Fiesole, dove vediamo la Vergine che consegna la cintola a San Tommaso alla presenza dei santi Girolamo e Giovanni Evangelista. Il vertice del successo professionale di Mariotto coincide sempre nel 1398 con il suo ingresso nel cantiere di Santa Maria del Fiore a Firenze. L'intervento di Mariotto dovette riguardare la cappella della Vergine addossata alla controfacciata, per la quale l'artista, stando ai documenti, dipinse la pala d'altare perduta. A seguire, il maestro fu coinvolto nella esecuzione di quadrilobi su tavola. Restano nel Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore soltanto le figure del Cristo Benedicente, di Sant'Ambrogio e di Sant'Agostino. Qui abbiamo la riproduzione del Sant'Agostino. Fornì anche, in collaborazione con Lorenzo Ghiberti, i disegni preparatori per la vetrata dell'Assunta. E qui ci stiamo avvicinando al nostro argomento, cioè sapere che Mariotto di Nardo, già prima di arrivare a Perugia per progettare la vetrata, fosse in contatto con questa autorevolissima committenza fiorentina, insomma, la dice lunga sulla paternità della vetrata, che ancora oggi viene messa in discussione tra Mariotto di Nardo e l'artista, l'artista e il padre domenicano perugino Bartolomeo di Pietro, al quale, insomma, ecco, ma arriveremo a parlare anche di questo. Fornì anche, in collaborazione con Lorenzo Ghiberti, i disegni preparatori per la vetrata dell'Assunta, che fu montata nel 1405. È lo stesso Ghiberti, attribuendo però solo a se stesso l'ideazione del disegno del rosone di controfacciata, a dire che nell'anno 1400 si trasferì assieme a un egregio pittore alla corte malatestiana di Pesaro. E qui si innesta l'ipotesi di Mario Salmi, che, identificando l'egregio pittore con Mariotto di Nardo, pensa che il grande Lorenzo Ghiberti abbia frequentato da allievo la bottega di Mariotto. Vedete, da mediocre pittore finisce per diventare addirittura maestro di Lorenzo Ghiberti. No? E questo, diciamo, è uno scatto nella carriera dell'artista, che presuppone quello che Miklos Boskovitz dice in questi due brevi passi che ora vi leggerò. Una delle scoperte veramente sorprendenti degli ultimi anni,
scrive Boscovitz nel secondo contributo dedicato alla riscoperta di Mariotto di Nardo, è intitolato Mariotto di Nardo e la formazione del linguaggio tardogotico a Firenze negli anni intorno al 1400, è stata quella del Salmi, che acutamente identificò l'egregio pittore, maestro e collaboratore del giovane Ghiberti, nella decorazione del palazzo di Malatesta IV, signore di Pesaro, con Mariotto di Nardo. La critica più recente ha accettato l'ipotesi, che è infatti, dice Boscovitz, convincentissima. La rendono valida, da un lato, le innegabili somiglianze tra la vetrata dell'occhio centrale del Duomo di Firenze, ricordata dallo stesso Ghiberti nei suoi commentari, e diverse opere di Mariotto, e dall'altro il trittico di quest'ultimo, datato 1400, oggi conservato nel Museo Civico di Pesaro. L'accettazione è fatta però quasi malvolentieri, con una specie di ritegno, come se Mariotto non fosse degno di avere un allievo così grande. E nessuno, per quanto io ne sappia, ha esaminato le ragioni che possono aver spinto il giovane Ghiberti a scegliersi un tale maestro. A cavallo dei due secoli egli era ormai ventenne e a quell'età la sua decisione di entrare nella bottega di Mariotto doveva essere dettata da motivi precisi. E subito dopo aggiunge: cosa poteva significare l'arte di Mariotto, di Nardo, per un giovane principiante negli ultimi anni del Trecento? Dopo un esordio dominato ancora dalla forma orcagnesca, l'opera del pittore mostra un progressivo sciogliersi da quegli schemi irrigiditi, una conseguente trasformazione in senso gotico, interrotta solo da un breve intermezzo neogiottesco agli inizi dell'ultimo decennio del secolo. Dal 1395 circa, Mariotto sembra essere non solo un pittore arrivato, ma uno che godeva del favore dei committenti. Mariotto di Nardo, si conclude, doveva essere in quel periodo un pittore di grido, il cui stile pareva più interessante e più aggiornato rispetto a quello dei colleghi. L'opera di Mariotto di Nardo, conservata nel Museo di Pesaro, dà forza alla ricostruzione di Salmi, pienamente condivisa da Boscovitz, come abbiamo detto un attimo fa. Solo il De Vries mette in dubbio questa ipotesi, sostenendo con discutibili argomentazioni che il fatto che il trittico in questione sia stato eseguito per una città diversa da Pesaro sia il fatto che Mariotto e Ghiberti abbiano collaborato alla realizzazione del Duomo, della vetrata del Duomo di Firenze. Ma qui entra in ballo lo stile, laddove quello di Mariotto si riconosce chiaramente nel volto e nell'impianto dell'assunta, ancor più e ancor meglio di quanto non accada per Ghiberti. D'altra parte, il trittico pesarese, arcaizzante nell'impostazione generale, presenta al suo interno interessanti novità, come il suppedaneo della Vergine, che suggerisce un allargamento dello spazio al di là dei limiti imposti dalla cornice, o come lo svolazzante e increspato panneggio del San Michele, che è pienamente rispondente al gusto tardogotico. Il soggiorno pesarese non durò a lungo, se è vero che nello stesso anno 1400 Mariotto fu pagato per aver dipinto una tavola destinata alla chiesa di San Remigio a Firenze, oggi nella galleria dell'Accademia. L'eterea consistenza del lontano prototipo di Simone Martini si solidifica nelle consistenti masse corporee dei personaggi di Mariotto. Le pieghe falcate e curvilinee delle vesti manifestano, come dice Sonia Chiodo, una fase di moderato adeguamento agli orientamenti del gotico internazionale, alle cui più esplicite manifestazioni non fu probabilmente estranea anche l'influenza di Ghiberti, evidente in opere come l'Adorazione dei Magi del Allen Memorial Art Museum di Oberlin nell'Ohio. Proseguendo con l'attività di Mariotto, si incontra la Madonna con il Bambino e due donatori del Museo del Sacro Convento di Assisi, già nella collezione Perkins.
parte centrale del polittico dipinto per la chiesa dei Santi Jacopo e Lucia a San Miniato al Tedesco, porta la data 1404 e rivela, come ha giustamente notato Federico Zeri, forme monumentali contornate da linee sinuose che si arrovellano nelle fitte pieghe dei panneggi e nei bordi del manto della Vergine, impreziosito da una bordatura dorata. Si colloca entro il primo decennio del 400 il ciclo con storia della passione di Cristo nella chiesa di San Nicola presso Santa Maria Novella. Fu il Siren a riconoscere la mano di Mariotto nella serie di pitture murali commissionate dalla famiglia Acciaioli e in particolare dal cardinale Angelo raffigurato ai piedi della croce. Risale al 1408 la realizzazione del grande polittico proveniente dalla chiesa fiorentina di Santo Stefano in Pane, qui presentato attraverso una foto della fototeca Zeri che lo raffigura prima del suo smembramento che ha portato alla migrazione delle varie parti nei musei di Minneapolis, Los Angeles, Grand Rapids e Tokyo. In quest'opera, osserva Sonia Chiodo, il disegno elegante allunga i contorni delle figure e ne ingentilisce i tratti somatici, mentre la luce impreziosisce le stoffe con effetti di cangiantismo e mentre negli episodi della predella, che qui comunque non è riportata, il racconto si arricchisce di una inedita ricerca di effetti patetici e drammatici. E a questo punto siamo arrivati alla vetrata di San Domenico a Perugia, datata, come è stato più volte detto e ripetuto, 1411. Capolavoro dell'arte vetraria che curiosamente non ha incontrato grande fortuna nel mondo degli studi. Eppure nel 1973 Giuseppe Marchini aveva messo in evidenza la fondamentale importanza del gigantesco manufatto in seno al corpus Vitrearum Medii Evi. È vero che nella seconda metà dell'Ottocento la vetrata fu sottoposta a due interventi conservativi, il primo a Roma al tempo di Pio IX, il secondo a Perugia, durato ben 12 anni e affidato alle abili mani di Francesco Moretti. Ma è altrettanto vero che le parti più integre del pregevole manufatto rivelano una tale altezza stilistica e una tale qualità disegnativa da rendere la vetrata un imprescindibile caposaldo della vicenda artistica di Mariotto, perché è a lui che rimanda l'iscrizione apposta lungo il bordo del manto di Santa Caterina d'Alessandria e che recita testualmente: «Hoc opus Marioctus Nardi de Florentia pinsit Deo Gratia, Amen». A tale proposito noteremo però che una seconda iscrizione apposta alla base della vetrata tira in ballo una seconda personalità, il perugino Bartolomeo di Pietro. L'iscrizione che lo riguarda recita: «Bartolomeus Petri de Perusio, uius almi ordinis predicatorum minimus frater, ad sui perpetuam memoriam fecit, anc vitream fenestram et ad finem usque perduxit, divina grazia mediante, anno ab incarnazione domini 1411 de mense Augusti». La letteratura artistica locale ha tentato di conferire un ruolo ideativo a questo padre domenicano, che però dovette svolgere un ruolo, per così dire, esecutivo. Fu lui, cioè, che mise in opera un disegno preparato da Mariotto di Nardo, che non a caso si qualifica come pictor, a differenza di Bartolomeo di Pietro, ricordato come colui che fece materialmente fecit e condusse a termine per duxit la vetrata. Non dobbiamo dimenticare del resto che Mariotto ebbe identico ruolo nella progettazione della vetrata del Duomo di Firenze. In definitiva è giusto dare credito a quanto asserito dal Salmi, seguito dal Marchini, che convincentemente ha dimostrato la stretta unità stilistica dell'insieme e la corrispondenza univoca ai modi di Mariotto di Nardo, ma ha anche ridimensionato la collaborazione di Fra Bartolomeo di Pietro, limitandola all'esecuzione materiale.
Già Pietro Toesca nel 51 aveva del resto giudicato la grande vetrata di San Domenico, limitatamente alle parti rimaste indenni da rifacimenti e restauri, tra le cose migliori del pittore fiorentino. Altri, dopo di me, diranno sulla vetrata da un punto di vista iconografico e iconologico, tecnico e conservativo, facendo anche ricorso agli informati contributi pubblicati nel 2006 nel ponderoso volume dedicato al complesso perugino di San Domenico e alle magnifiche riproduzioni fotografiche del maestro Paolo Ficola, che ringraziamo ancora una volta. Noi ci limitiamo ad osservare d'intesa con il Marchini che in questo saggio superbo Mariotto Di Nardo ci offre la possibilità di constatare qualità che gli conoscevamo sia in fatto di soluzioni plasticamente efficaci, di cui le stesse architetture di contorno sono espressione evidente, sia in fatto di solennità monumentale, così da far sorgere il sospetto di un appoggio di più vasta aderenza ad altra personalità ben più robusta come quella del Ghiberti. Ora, senza cedere alla tentazione di allargare la conduzione progettuale della vetrata a nomi di ben altro peso, diremo, e ancora una volta con il Marchini, che la vetrata perugina è tra le più brillanti dell'epoca sua, per imponenza monumentale e per piacevole facilità figurativa nell'ambito del gusto tardogotico, specialmente in rapporto alle manifestazioni che se ne ebbero nel mondo artistico fiorentino cui Mariotto Di Nardo appartiene. Sto finendo. Al suo rientro in Firenze, Mariotto continua a produrre opere a ritmo incessante. Qui mostriamo a titolo di esempio il polittico realizzato nel 1416 per la chiesa di Santa Trinita a Firenze, dove l'artista, pur mantenendo la tradizionale ripartizione in scomparti e la sobrietà di impianto delle figure, tradisce l'adesione al gusto tardogotico nei panneggi svolazzanti e nella preziosità dei dettagli. Stile non diverso è quello impiegato dall'artista nel realizzare il trittico della Pieve di San Leolino a Panzano, presso Firenze, che reca un'iscrizione con la data 1422. Il canto del cigno di Mariotto Di Nardo è rappresentato dal grande polittico Serristori, fatto realizzare nel 1424 da Bernardo di Tommaso Serristori per la cappella di famiglia nella chiesa di San Francesco a Figline Valdarno. Venduto dai Serristori, è stato fortunatamente acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che lo ha destinato al locale museo del Palazzo Pretorio. Di imponenti dimensioni, la grande macchina d'altare costituisce una sintesi lucida ed eloquente del percorso di Mariotto, che pur riallacciandosi a Giotto attraverso la generazione di mezzo, della quale fa parte anche l'Orcagna, si veda la sintetica essenzialità della Madonna in trono con il Bambino, approda alla sponda tardogotica e alle ricercate finezze di Gentile da Fabriano, di Lorenzo Ghiberti e soprattutto di Lorenzo Monaco. Si notino gli increspati movimenti degli abiti dei santi. Non è un caso che nel Palazzo Pretorio di Prato il polittico di Mariotto Di Nardo trovi posto accanto al trittico di Lorenzo Monaco, eseguito tra il 1408 e il 1413, trittico in cui trovano albergo i raffinati calligrafismi dello stile internazionale. La grande produttività dell'artista viene interrotta dalla morte, avvenuta tra il 1424, data del suo testamento, e il 1427, quando il suo nome non compare più nelle portate al catasto di Firenze. Vi ringrazio molto. Ringraziamo il professor Mancini per questa fantastica ricostruzione della carriera di Mariotto, anche della sua fortuna critica. E c'era tutto un mondo da scoprire in questa vicenda.